Professor De Martin, siamo all'Ottagono, abbiamo parlato di diritto e web. Come opera Creative Commons in Italia e quali sono le dimensioni di questo movimento in Italia? Allora, innanzitutto Creative Commons Italia è un gruppo di lavoro basato al Politecnico di Torino che si occupa di prendere le licenze Creative Commons, tradurle in italiano e adattarle alle leggi italiane. Lo facciamo dal 2003 a oggi, continuiamo a farlo perché mano a mano le licenze vengono aggiornate e quindi il nostro lavoro non è finito. E in più cerchiamo di divulgarlo, quindi abbiamo un sito web creativecommons.it, andiamo a conferenze, eventi come questo, raccontiamo di cosa consistono le licenze. Per quello che riguarda l'adozione di Creative Commons in Italia, è uno dei principali paesi al mondo di utilizzo delle licenze. Evidentemente era un terreno fertile per cui molti blogger, musicisti, anche istituzioni come alcuni ministeri e alcuni enti locali utilizzano la licenza Creative Commons per segnalare, per questo è l'obiettivo della licenza, segnalare che l'opera, il sito web, la musica, il libro sono liberamente diffondibili con alcune limitazioni. Come numeri è difficile darli perché, visto che le licenze sono liberamente utilizzabili senza che venga detto nulla a noi, in realtà molti utilizzi non sono noti neanche a noi se non andare a ricercare su internet. A questo proposito inviterei a raccontare a tutti che è possibile, sia su Google che su Yahoo, andare nella ricerca avanzata. Nella ricerca avanzata è possibile specificare che nei risultati della ricerca si vogliono soltanto risultati con licenza Creative Commons. Quindi che uno cerchi una fotografia, una pagina web, un certo argomento, non importa, basta segnalare che si vogliono soltanto risultati, tra virgolette, liberi. In questo modo, se uno sta cercando, per esempio, una fotografia liberamente usabile in una newsletter aziendale, può trovarla filtrando le migliaia di risultati soltanto insieme con licenza Creative Commons. Comunque una stima, anche soltanto di massima, è alcuni milioni di oggetti digitali su internet con licenza Creative Commons, più oggetti fisici, svariati libri del Feltrinelli, molti libri di stampa alternativa, diversi CD sono stati rilasciati con licenza Creative Commons. Proprio da questo punto di vista, un particolare esperimento di un oggetto fisico pubblicato con licenza Creative Commons, un caso che l'ha colpito, un caso particolarmente interessante? Mi colpisce che editori come Feltrinelli abbiano utilizzato questa licenza, mi colpisce non nel senso che non sia normale che lo facciano, ma che ha dimostrato un'apertura mentale interessante. Ricordo l'esempio di Wu Ming, questo autore collettivo, che in realtà fa una loro versione di Creative Commons da molto prima che esista Creative Commons, perché i loro romanzi sono liberamente scaricabili in formati editabile dal loro sito dal 95-96. E poi una cosa che ha molto colpito, forse anche perché vivo a Torino, è che l'editore, la stampa, il quotidiano di Torino, ha rilasciato con licenza Creative Commons gli inserti di scienza e di libri, tutto libri e tutto scienze con licenza Creative Commons, non solo gli ultimi due anni circa, ma tutto l'archivio storico. Ma questa è una decisione oggettivamente tra le prime a livello internazionale, è un bel patrimonio per chi volesse attingere a questo archivio per ricerche, per interessi personali e così via. Grazie mille. Grazie a voi.